Buonasera da Massimo Barchesi che vi parla dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, grazie alla collaborazione tecnica di Graziano Notaro. Tra pochi minuti inizierà il secondo anticipo della 14ª giornata del campionato di Serie A, Genoa-Torino. Qui stasera c'è in palio un pezzetto di salvezza, perché è una partita indubbiamente che riguarda le zone basse della classifica, perché il Genoa occupa la terzultima posizione da solo a quota 10 punti, il Torino ha 14 punti, ma certamente si aspettava una classifica decisamente migliore, almeno per le aspettative della formazione allenata da Walter Mazzarri, una formazione granata che stasera si presenta in piena emergenza in attacco, perché deve fare a meno del suo leader, del suo bomber Andrea Belotti, che è infortunato. Ci sono delle assenze anche in casa genuana, ieri nella rifinitura si sono infortunati Zapata e Lerager, ha finito anzitempo il campionato Kouamé, che si è infortunato seriamente al ginocchio, quindi insomma problemi da una parte, problemi dall'altra. Attacca Torino 0-0 al 29esimo, c'è Izzo da ala destra, ancora l'ex genuano, l'esterno destro a mettere in movimento un altro ex Genoa, Rincon, ancora Rincon, fa filtrare il pallone, Izzo parte il cross, interessante, e il pallone che esce sulla deviazione tentata da Ansaldi, pallone fuori di pochissimo, prima palla gol della partita, l'hanno costruita gli ex genuani, prima Rincon, pallone per Izzo, cross dalla destra, intervento di Ansaldi, scivolata, pallone di poco al lato, alla a sinistra di Radu, un'occasione per parte in questo avvio di ripresa, dunque qualcosa in più è accaduto dopo il nulla del primo tempo. Ricordiamo, l'unica opportunità della prima frazione di gioco ce l'ha avuta il Torino con Ansaldi, e lo stesso ex genoano ne ha avuta un'altra al quarto minuto di questo secondo tempo, c'è stato un cross dalla destra di De Silvestri, un cross basso, Ansaldi è arrivato alla conclusione ma ha colpito male il pallone che si è perso al lato alla destra di Radu. Poi il Genoa, finalmente il Genoa, dovremmo dire, che non aveva mai tirato verso la porta avversaria, ci ha provato al settimo minuto, un'azione pericolosa, una combinazione Agudelo Pandev, conclusione del Macedone, respinta da Bremer un metro e mezzo prima della linea di porta, quindi occasione pericolosa per il Genoa. Seguiamo il Genoa, azione di Dacco per Cassata, la partita sembra svegliarsi, ecco Pandev, pallone per Agudelo al limite, il colombiano in area di rigore, la conclusione attraversa, traversa di Agudelo e pallone sul fondo, palla gol per il Genoa. Insomma, lo diciamo sottovoce, ma la partita forse si è davvero svegliata con questa occasione per il Genoa, la seconda costruita dalla formazione di Thiago Motta dall'inizio della ripresa, una bella incursione da parte del colombiano Agudelo che ha concluso all'interno dell'area di porta, pallone che ha colpito la parte alta della traversa e poi si è perso sul fondo. La linea Genova. E si sono alzati i ritmi anche qui a Marassi, 0-0 tra Genoa e Torino, ma il Genoa ha colpito un altro legno nello spazio di 90 secondi in pratica, prima la traversa di Agudelo e poi il palo di Favilli lanciato da Pandev, la conclusione sul primo palo, Siriku ha cercato di coprirlo, non è riuscito a trovare il pallone, pallone stesso che si è stampato sul montante alla sua a sinistra, quindi una traversa di Agudelo e un palo di Favilli. Genoa che ha avuto una buona occasione esattamente al 23esimo, la carica della formazione rosso-blu in questo secondo tempo l'ha suonata Goran Pandev, che è certamente il migliore della sua squadra in questo secondo tempo. Pandev, ennesimo assist per Cassata, l'ha liberato all'interno dell'area di rigore, conclusione però centrale dell'ex Frosinone e Sassuolo, e Sirigu ha respinto con i pugni, calcio d'angolo numero 3 in favore del Torino che si riaffaccia in avanti dopo parecchi minuti, va Simone Verdi alla battuta alla sinistra di Radu, dunque Verdi con il suo sinistro insidioso, con la traiettoria a
rientrare potrebbe creare problemi alla difesa del Genoa. Sta per partire l'ex giocatore del Bologna e del Napoli, parte il cross, il colpo di testa, la rete di Bremer e il Torino in vantaggio. Ha segnato Bremer al 32esimo della ripresa sul cross, sulla pennellata dobbiamo dire, di Simone Verdi. È arrivato il colpo di testa perentorio da parte del centrale difensivo brasiliano e il Torino si porta in vantaggio al 32esimo della ripresa. Genoa 0, Torino 1, doccia fredda su Marassi per i tifosi genuani. Genoa Torino Barchiesi. Due minuti al 90esimo con il Torino in vantaggio per 1-0 ed è iniziata la contestazione da parte dei tifosi del Genoa, un Genoa che è letteralmente sparito dal campo dopo il gol subito, lo ricordiamo, al 32esimo di questo secondo tempo, il colpo di testa vincente di Bremer. Anzi, è stato il Torino ad avere un'altra opportunità con Lukic, conclusione però terminata sul fondo. I fischi di Marassi ad accompagnare la brutta serata del Genoa, che è stato pure sfortunato, dobbiamo essere onesti, perché ha colpito una traversa con Agudelo e un palo con Favilli nel secondo tempo nello spazio di 90 secondi. I giocatori di Thiago Motta, ripeto, letteralmente spariti dalla scena dopo il gol subito, e questo significa anche mancanza di personalità. Undicesima Sofia Goggia. A Marassi ha vinto il Torino sul Genoa per 1-0, i fischi dei tifosi genoani rivolti ai calciatori rossoblu. A te Emilio Mancuso. Grazie Massimo. Massimo Barchiesi. Torniamo però subito da Massimo Barchiesi per Genoa Torino. È finita con la vittoria del Torino, 1-0 ha deciso il colpo di testa di Bremer al 32esimo di questa ripresa. Vediamo che succede ora, perché i giocatori del Genoa si avviano verso la gradinata nord, ma non gradiscono tutto ciò i tifosi rossoblu. Applausi moderati da parte dei giocatori in maglia rossoblu verso i tifosi, che rispondono con una bordata di fischi. Invece fanno festa i giocatori del Torino e i 300 tifosi granata che sono arrivati qui a Luigi Ferraris. Dunque ha vinto il Torino, che sale a quota 17 in classifica. Una bella boccata d'ossigeno per la formazione di Walter Mazzarri, che oggi è stata costretta a giocare senza il suo leader, senza il suo bomber Andrea Belotti, ma il gol da tre punti grazie al brasiliano Bremer. Genoa che resta al terzultimo posto, una situazione veramente molto difficile per la squadra di Thiago Motta. Grazie a Graziano Notaro alla parte tecnica. Per il momento è tutto da Marassi, da Massimo Barchiesi, la più cordiale buonasera.